sia lodato Gesù Cristo. È l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Quando ci accostiamo a Maria, siamo costretti a rivedere i criteri di grandezza e i criteri di bellezza oggi comunemente in voga. Infatti, non tutti quelli che vengono chiamati grandi sono veramente grandi e non tutti quelli che vengono definiti belli o belle nei concorsi di bellezza sono realmente belli o belle. Chiediamoci innanzitutto, chi è grande? A Maria non vengono dedicate lunghe pagine nei libri di storia. Nessuno le ha dato il titolo di grande, eppure non esiste una creatura più grande di Maria. Ai suoi tempi le donne famose erano Erodiade, Cleopatra, Livia Drusilla, potentissima moglie dell'imperatore Augusto. Maria era sconosciuta agli occhi del mondo e nessuno storico del suo tempo ha puntato i riflettori su di lei. Eppure, dopo 2000 anni, le donne famose del primo secolo sono cadute nella totale dimenticanza, mentre Maria è benedetta da tutte le generazioni ed è invocata in ogni angolo della terra. Anche Giosuè Carducci, pensate, autore di un abominevole inno a Satana, non ebbe il coraggio di gettare fango su Maria. Si fermò rispettoso davanti a lei e delicatamente scrisse: Ave Maria, quando sull'aure corre lume il saluto, i piccioli mortali scovano il capo, curvano la fronte, Dante e Aroldo, cioè il dotto e il semplice. Perché? Perché Maria è la creatura che più di tutti ha aperto il cuore a Dio e non ha avuto nessuno sbandamento nell'uso della sua libertà. E questo è l'unico vero, valido e duraturo criterio di grandezza. Questa grandezza aspetta Maria in modo sommo e noi oggi siamo felici di inchinarci davanti alla sua vera grandezza. Ma chiediamoci ancora, chi è bello e chi è bella? Maria non ha avuto il titolo di Miss Universo, eppure non esiste in tutto l'universo una creatura più bella di lei. Il popolo cristiano, con profonda aderenza alla verità, si rivolge a Maria cantando «Tota pulcra es Maria, tutta bella sei o Maria». Ugualmente esclama «Dell'aurora tu sorgi più bella». E una celebre antifona mariana dice «Vale, o Val delle Cora», che potremmo tradurre «Salve, o bellissima». Tutte queste invocazioni hanno il solido fondamento nelle parole con cui l'angelo Gabriele salutò Maria nella piccola casa di Nazareth. L'angelo le disse: «Rallegrati, o Maria, tu che sei stata riempita di grazia, cioè di bellezza. Il Signore è con te». Perché Maria è bella? Perché? La sua bellezza affonda le radici nella sua anima bella e si irradia certamente sul volto e negli occhi. Maria è bella perché non è stata toccata dal deformante mostro dell'orgoglio e non è stata lambita dalla bruttura dell'egoismo. Una persona che ha sconfitto l'orgoglio e l'egoismo è meravigliosamente bella. Oggi purtroppo tanti riconoscimenti di bellezza si fermano alla maschera. Ma se togliete la maschera, dietro si nascondono persone bruttissime. Maria ci svela il vero criterio di bellezza. E per questo motivo, con animo commosso, insieme a tutto il popolo credente, diffuso in ogni angolo della terra, noi oggi le diciamo: tutta bella sei, Maria. Aiutaci a conquistare la vera bellezza. Quella che non appassisce, ma avvicina all'intramontabile bellezza di Dio. Aiutaci, Maria, a conquistare la bellezza che coincide con la bontà. Scaviamo ancora nelle pagine dell'Annunciazione per capire come è sbocciato nel cuore dell'Immacolata il sì che ha dato una svolta alla storia umana. L'Evangelista Luca riferisce che l'angelo Gabriele viene mandato da Dio nella Galilea. Ma la Galilea era una regione disprezzata dalla gente.
dalla gente colta di Gerusalemme. L'angelo Gabriele viene inviato a Nazaret, che era un villaggio talmente insignificante che Natanaele si sentì in dovere di dire, ma cosa può venire di buono da Nazaret? La scelta di Dio va chiaramente nella direzione dell'umiltà, così come egli aveva annunciato attraverso il profeta Isaia, che lucidamente aveva scritto: su chi volgerò lo sguardo, dice Dio, e risponde: sull'umile. E l'umiltà di Maria appare subito nel turbamento conseguente all'annuncio dell'angelo. Perché Maria è turbata? È turbata perché non si sente degna dello sguardo di Dio. Maria è umile. Ma l'angelo incalza: non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio, conceperai un figlio, lo darai a luce, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà mai fine. Maria poteva obiettare: angelo del Signore, ma che cosa mi stai dicendo? Il regno di Davide non c'è più, la dinastia diretta di Davide si è interrotta, restano soltanto alcuni rami collaterali e insignificanti, caduti nella miseria, nell'oblio. Maria non fa questa obiezione. Umanamente parlando era la più logica. Maria invece si consegna docilmente al progetto di Dio, chiudendo gli occhi e aprendo senza riserve il suo cuore, perché Maria sa che le vie di Dio sono diverse dalle nostre vie, ed esclama: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga. O Maria Immacolata, è umile e meravigliosamente bella, il tuo sì metta un po' di olio nelle nostre povere lampade, nelle lampade della nostra fede, per ripetere oggi anche noi il nostro sì a Dio, che da tanto tempo bussa alla nostra porta. O Maria, Maria Immacolata, prega per noi peccatori. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.